Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in una nuova apertura di Poké Shiny. Ragazzi, in questa busta c'è la fine di uno dei miei incubi peggiori e dei quali magari vi ho un po' rotto le scatole probabilmente, perché ve ne ho parlato e nominato parecchie volte. Adesso vi faccio vedere che cosa. La busta contiene è in questa bustina e in più c'è la top loader e la carta dentro, quindi già potete capire che è una carta molto molto rara. Mi sa che devo prendere le forbici, vediamo un po' se riesco ad aprirla senza, ma non credo. Vediamo un po', no? Ah sì, no, pensavo che c'era lo scotch, invece no. Ok, la bustina è andata. Adesso qui c'è lo scotch che io dovrei... Scusate, mi alzo, questo è il rumore della sedia, non pensate male. Che devo rompere lo scotch perché è veramente chiusa benissimo. Allora, guardate che adesso proviamo a levarla fuori. Cioè, non ci posso credere. Davvero, ragazzi, non ci posso credere. La carta in questione è che io vi ho rotto le palle veramente per mesi ed è... Ebbene sì, ragazzi. Rayquaza ex Full Art di Stirpe dei Draghi. Ammirate. Ammirate. Perfetta. Cioè, perfetta è dire poco. È perfettissima. Date qui. È perfetta. Io ringrazio davvero tantissimo Suicune1614, che è l'utente ovviamente che mi ha permesso di poter avere questa carta, perché ragazzi voi sapete che io l'ho cercata una marea a dire poco, e finalmente chiudo il set, quindi finisco il set di Stirpe dei Draghi, che mi ha fatto disperare come set, ma davvero, nel vero senso della parola. Ho qui il raccoglitore per farvi vedere il set finito, quindi eccolo qui Rayquaza, vi faccio vedere anche le shiny. Ragazzi, che dire, io ho finito, ho terminato anche il set Stirpe dei Draghi, perché Rayquaza ex Full Art era l'ultimo, l'ultima carta, l'ultima Full Art che mi mancava, e sono strafelice di averlo fatto, perché veramente Stirpe dei Draghi è stato un set sfortunatissimo. Ho aperto tantissimi pacchetti ma non riuscivo mai a trovare, o comunque mai a farmi scambiare questo benedetto Rayquaza. Finalmente, grazie a Suicune1614, ce l'ho fatta, quindi ti ringrazio ancora tantissimo e
E niente ragazzi, ci sentiamo per altre aperture, sono troppo contento, quindi quando è così non... io già sono di poche parole, poi quando è così è ancora meno. Però volevo condividere con voi insomma questa mia, tra virgolette, felicità. Ragazzi, alla prossima, ciao ciao!